installazione di un forno da incasso o eventualmente per effettuare una sua sostituzione, avremo la necessità di estrarlo dall'interno del mobile della cucina. Intanto ora vedremo nell'atto pratico come eseguire questa estrazione del forno e gli accorgimenti che dobbiamo adottare per eseguirla in una condizione di totale sicurezza. La prima cosa che dobbiamo fare è quello di eliminare la corrente elettrica. Pertanto, se abbiamo strutturato un impianto elettrico con una alimentazione della presa di alimentazione del forno con un bipolare, possiamo staccare il bipolare o eventualmente, se non abbiamo impostato un impianto elettrico in tal modo, dobbiamo staccare la linea che alimenta la presa del forno o eventualmente staccare completamente il contatore della nostra abitazione. Una volta eliminata la corrente elettrica, noi in questo caso l'abbiamo già effettuato, andiamo a vedere nell'atto pratico come effettuare realmente l'estrazione del forno dall'interno della cucina. Aprendo lo sportello possiamo notare che nell'interno del forno sono presenti quattro viti, quattro punti, che nello specifico sono 1, 2, 3 e 4 punti, laddove sono inserite delle viti che praticamente bloccano il forno sul telaio del mobile e quindi lo serrano saldamente all'interno, diciamo, del vano della cucina. In questo caso andremo pertanto a svitare queste 4 viti utilizzando un cacciavite a croce, che ci consentirà per l'appunto di sbloccare il forno dalla sua sistemazione qua all'interno e poterlo successivamente pertanto estrarlo. Quindi togliamo le 4 viti, in questa cosa abbiamo tolto la prima vite, stiamo svitando la seconda vite, vediamo la terza vite. E terminiamo svitando l'ultima e quarta vite del mobile della cucina. Bene, abbiamo svitato le 4 viti, ora possiamo metterle da parte e possiamo, afferrando il forno, portarlo in questo modo verso l'esterno. A questo punto, chiaramente nella parte di dietro, potremo notare, diciamo lentamente, lo solleviamo, possiamo notare come sia ancora collegato alla corrente elettrica, alla presa nella parte di fondo. Quindi non ci resta eventualmente che staccarla, rimuoverla, ok, in questo modo. E pertanto abbiamo a questo punto staccato, rimosso quindi il forno dall'interno del mobile della cucina e possiamo eventualmente fare delle operazioni quindi sul forno, eventualmente di riparazione, se era questa l'esigenza, o eventualmente andarlo a sostituire con uno nuovo, se era questa la motivazione per la quale avevamo bisogno di estrarre il forno dall'interno del mobile della cucina.